Certamente il rapporto tra la finanza, l'etica, la responsabilità dell'impresa è tema sempre più dibattuto e anche si prende consapevolezza da parte dei vari attori sociali. Come le banche, la Banca d'Italia, possono in questo senso operare in senso positivo per una consapevolezza sempre più diffusa? Beh, indubbiamente diciamo, è un tema a cui noi siamo molto, molto coinvolti, perché riteniamo sempre che fin dai primi interventi che fece Draghi qualche anno fa, ripresi poi da Visco, eccetera, che c'è uno strettissimo legame tra etica e finanza. E visto poi come risulta poi dal libro che oggi presentiamo, che nonostante i risultati fatti dal punto di vista dell'impegno sociale di molte banche, però ancora la loro credibilità talvolta non è particolarmente apprezzata dai consumatori, c'è ancora molto più da lavorare. C'è molto più da lavorare. Banca d'Italia lavora da avere pari punti di vista. Noi siamo molto impegnati su due dei filoni fondamentali che questo progetto vede coinvolti: l'educazione finanziaria, per far sì che le persone siano consapevoli dei loro rapporti con gli intermediari bancari, e anche la tutela dei clienti, perché poi se non basta l'educazione finanziaria interveniamo con l'arbitro bancario finanziario, con l'analisi degli esposti. Noi abbiamo migliaia di richieste all'anno che evadiamo, e devo dire, per cercare proprio di creare un rapporto più sano e più mirante appunto anche al benessere collettivo nel rapporto banca-impresa, che comunque rimane un rapporto fondamentale.